Dio, che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. E cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio dei sandali. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Noi stiamo celebrando in questi giorni la nascita di Gesù, e questo evento precede il tempo a cui si riferisce la pagina di Giovanni. Adesso Giovanni Battista si è fatto conoscere, la sua vita di penitenza nel deserto, digiuno, preghiere e solitudine, e una grande fede, quella che trasmette a coloro che hanno avuto notizia di una vita così straordinaria e vanno per vederlo e per sentirlo. E Giovanni predica la penitenza, dice: preparatevi perché il Cristo è vicino, è in mezzo a voi, voi non lo conoscete, ma convertitevi, fate penitenza. Ed essi allora chiedevano il battesimo. Giovanni amministrava il battesimo di penitenza, non il battesimo sacramentale che riceviamo noi. Per questo Gesù dirà che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista, perché Giovanni Battista non è passato per questa esperienza sacramentale, cioè una consacrazione totale in forza del dono di Dio. Giovanni è consacrato a Dio, parla del regno di Dio e del Messia,
però la sua vita è una vita offerta a Dio soltanto nella penitenza. Noi invece la penitenza, poco o niente, però abbiamo in cambio il grande dono del battesimo di grazia. Siamo messi in condizione di entrare immediatamente nel paradiso, nel regno del Padre, nella casa del Padre. Giovanni invece ha dovuto attendere la risurrezione di Gesù, la morte di Gesù, per poter entrare insieme a tutti i giusti del Vecchio Testamento nel paradiso. Sono due tempi diversi e due condizioni molto diverse. Dobbiamo essere riconoscenti a Gesù. Proprio la prima parola che ci deve venire sulle labbra: grazie e gloria a te, Signore Gesù. Io ve lo faccio ripetere spesso dopo il Vangelo, perché questa verità cambia la condizione dell'anima, cambia anche le fondamenta della nostra fede. Dio rimane Dio anche per noi, come è per il popolo ebraico, però il Padre manda il Figlio e questo Figlio ci redime dal peccato, e questo il popolo antico dell'antica alleanza non l'ha accettato, perché non ha riconosciuto in Gesù il Figlio incarnato di Dio. E allora ecco il cammino penitenziale, anche noi lo dobbiamo fare. Infatti quando dicono, chiedono a Gesù: ma come? I discepoli di Giovanni fanno penitenza, i discepoli dei profeti hanno fatto penitenza e i tuoi non fanno penitenza. Allora Gesù risponde che quando lo sposo sarà tolto, allora anch'essi faranno penitenza. Infatti la Chiesa cattolica propone varie quaresime durante l'anno. Quello dell'Avvento ormai è quasi scomparso, ma quello della Pasqua rimane abbastanza integrale, e comunque l'invito c'è. Quello del Vangelo è un invito pressante, come l'invito di Giovanni Battista. Infatti dire a Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. Oggi celebriamo la festa di due santi, grandi dottori della Chiesa, Basilio e Gregorio, che sono stati vescovi tutti e due, sono vissuti nel IV secolo, periodo di grandi battaglie perché incominciavano a sorgere discepoli disobbedienti, divaricanti, che cominciavano a mistificare la parola di Dio, insomma le famose eresie, che poi porteranno anche gli scismi. Bene, tanto Basilio che Gregorio hanno predicato il Vangelo con tanta forza, hanno insegnato le ragioni essenziali della nostra vita cristiana e hanno dato l'esempio di una vita piena di obbedienza, di fedeltà e di amore a Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. San Basilio Magno. I genitori Emelia e Basilio sono gloriosi santi della Chiesa, così tuo nonno martire di Cristo, così è la pia nonna tua Macrina, e i tuoi fratelli Pietro e Gregorio. Il primo fu pastore di Sebaste e l'altro, più famoso, fu Annissa. Fra tutti tu risulti il più glorioso. Capitale del mondo culturale, ti incantò Atene col sapere,
Poi finalmente Cristo ti piegò e conoscesti il mondo dell'ascesi. Sollecitato da tua sorella, arrivi al giorno santo del battesimo. Raggiungi poi l'Egitto e Palestina e i monasteri di Mesopotamia. Felici sono quei santi penitenti. La loro vita incide sulla tua. Fai conoscenza delle loro regole e di quell'esemplare disciplina. Per 5 anni resti in solitudine. Facesti attento studio d'ogni regola. Ti rese questo il gran legislatore di tutto il monachesimo d'Oriente. A te guardò più tardi Benedetto per orientare a Cristo l'Occidente. Erede d'Eusebio a Cesarea, riorganizzi chiese e territorio. Valente simpatizza per gli ariani, per questo ti sottrai delle diocesi. La tua tenacia e l'alta tua saggezza riesci a piegarlo verso la tua causa. Correggi tanti abusi e negligenze, hai cura soprattutto di istruire. Emarginati, poveri e malati, assisti con la tua carità. Per essi fondi molti ospedali, fai costruire orfanotrofi ed organizzi scuole nei villaggi. Impressionante azione pastorale. Ma ciò che l'occhio e il cuore ti consola è lo splendore della liturgia. Nel canto, nell'incenso e nella lode deve godere il popolo di Dio. Di fronte agli occhi dell'umanità hai meritato il titolo di Magno. È tanto più glorioso quel di santo con cui la Chiesa intera ti invoca.